Dopo 9 gare senza successi, il Teramo ritrova la vittoria nel pomeriggio che sulla carta sembrava il più complicato, quello nel quale in Abruzzo saliva il Bari vice capolista. 3 punti meritati per la formazione di Massimo Pacci, che ribalta la gara nella ripresa, ma nel complesso il gol lo avrebbe meritato anche nel primo tempo. Pacci sceglie Bombaggi davanti e avrà ragione, confermando il 4-3 di Palermo, mentre dall'altra parte Cianci va in tribuna con Candellone, Antenucci e Marras davanti. Il Diavolo parte forte, corre pressa e il Bari è sorpreso dall'avvio dei padroni di casa, che già al sesto, con l'ultimo arrivato Vitturini, sfiorano la rete dopo il corner di Costa Ferreira e la correzione di Bombaggi. La replica della squadra di Pacci 120 secondi dopo, con la staffilata fuori di Santoro. Pugliesi che sembrano irretiti e si affidano alle invenzioni di Marras, che al quarto d'ora trova il corridoio verticale per Antenucci, che da buona posizione però spara alto. Ma è ancora il Teramo a fare la partita. Al 17° Vitturini sul fondo cross e trova la testata imprecisa di Bombaggi, che non inquadra lo specchio, mentre Di Cesare deve immolarsi al 21° su Santoro, liberato al tiro dall'interno dell'area di rigore. Ed ecco perché il vantaggio del Bari, minuto 24, sa davvero di un fulmine a ciel sereno. Marras trova una traccia impossibile ancora per Antenucci, che stavolta usa il fioretto più che la sciabola, e con lob batte Lewandowski. Vantaggio dell'11 di Gaetano Uteri, che però non accenna a spegnere l'iniziativa del Teramo. Al 35° è Bombaggi a vestirsi da assistman per la testata volante, ma la posizione impossibile di Pinzauti, che coglie solo l'esterno della rete. Un minuto e Arrigoni vede l'inserimento di Mungo, il drop mancino sul primo palo, vede la risposta di Frattali. Nella ripresa chi si aspetta un Teramo stanco sbaglia di grosso, anche se il cost to cost di Rolando in apertura e il destro deviato di Antenucci mettono i brividi ai padroni di casa. Mai come la forbice di Marras al 49° alta, o come il rigore concesso da Gualtieri di Asti al 53° per l'entrata di Tentardini su Candellone. Dal dischetto va Marras, ma Lewandowski è super nella respinta del penalty e sul tap-in di Semenzato susseguente. Il Teramo resta in piedi e inizia la risalita con la testata di Mungo di poco fuori, imbeccato da Vitturini. I padroni di casa salgono nettamente di livello e Frattali deve superarsi al 67° quando Tentardini trova lo stacco aereo di Bombaggi, che sembra destinato in fondo al sacco. Il portiere barese supera anche al 69° quando però sul corner e stoccata di Vitturini c'è già fallo in attacco. Ma è tra il 71° e il 73° che la gara svolta. Gualtieri vede un fallo di mano di Semenzato su punizione di Arrigoni, giallo per lui e rigore per il Diavolo. Arrigoni dal dischetto si fa ipnotizzare da Frattali, ma Pinzauti si avventa sulla respinta e prende il fallo ancora di Semenzato, ancora giallo, doccia anticipata e secondo rigore per il Teramo. Stavolta va Bombaggi, tiro nuovamente respinto, ma l'ex Pordenone si avventa sul pallone e pareggia i conti. Il Diavolo ci crede, entra Eric Gerbi per Pinzauti al minuto 80, il Teramo sorpassa, Costa Ferreira pennella da sinistra, Bombaggi lascia sul posto, è entrato Sarzi Puttini, dribbla Rolando e spara sotto l'incrocio il pallone della vittoria. L'assalto finale del Bari non produce pressoché nulla e dopo un incantesimo durato 2 mesi e mezzo torna la vittoria, chiudendo di fatto anche i giochi per il campionato con la Ternana che batte la Paganese e vola a più 11 sui Galletti. Teramo che invece si gode la vittoria e martedì va a Foggia per uno scontro diretto in chiave playoff in piena regola.